Allora, adesso poi torniamo da Biagiotti, promesso, però il dato Montezemolo UDC mi interessa, quanto viene il partito Monti, quanto prende il partito Monti, intendo se si alleassero tutti, cioè Casini si allea con Montezemolo, arrivo, qui c'è uno. Lei lo vota, certo. Mughini lo vota. Ma ha fatto l'endorsement a Renzi, cioè fa tutto Mughini. No, io non faccio, è lui che si glielo ho fatto fare. Monti, vota Monti. Cioè io mando dalla Merkel Renzi. Fai un casino dei sondaggi. Ma che sono pazzo? Vabbè, poi la Biagiotti si arrabbia. Adesso vado da Biagiotti. Ma tanto Monti non si cambia. Un partito Monti. Adesso vengo, Biagiotti, prima voglio capire. Vebbene di Bezzi. Quando siamo riusciti a capire un partito Monti insieme a altri di quelle liste di centro... Cambia sostanzialmente. Se compare il nome Monti. Ma se non compare il nome Monti, quanti sono messi insieme? 15%? O meno? Meno. Se non c'è vi mangiate Monti. Un po' tutto. Ha lasciato il passo a dei tecnici. Poi Monti, io non sono per un Monti bis, nel senso che se la politica si riappropria del proprio ruolo non ci sarà bisogno di tecnici, ma non ci sarà bisogno di... Scusate. Mi perdoni, se la politica aveva portato la situazione lì a quel punto che è dovuto venire su Monti per noi non crollare, quale politica salverà il paese? Comunque il centrodestra che ha portato il paese lì, poi veramente è il centrodestra. Voi avete governato per due volte, scusi, lo scalone mesi, lo avete approvato voi, mesi. Sia buono. Allora la prego, la gestione della crisi l'ha fatto un governo di centrodestra, su questo almeno sulla verità, non inganniamo la gente, almeno su quello. Poi Monti, ok. Poi Monti, ok. Lì ci ha portato il governo di centrodestra. Diciamo come provocazione, perché lui ha sempre detto che anche se perde le primarie non esce dal Partito Democratico, no? Però, come altro. Provocazione... Ci mancherebbe altro, è l'unico sindaco a monocolore in Italia. Ah, perché è autosufficiente senza autosufficiente bisogno. Autosufficiente PD. Se avete città. Sentito dall'accento della Biagiotti che lei ne è piena dente, diciamo, come dire, ne fa parte, al DNA. Un partito Renzi, però, abbiamo provato. Ma dai! Siccome Weber... Ma dai! Certo, ma se mi dici un Madai, io impazzisco. Perché il Madai di Mini è un marchio di fabbrica, me l'ha detto il Madai. Vabbè, l'abbiamo provato. Weber è un alchimista, e quindi con l'alambicchi ha messo partito Renzi. Vediamolo. 4-7%. Cioè, se in questo momento Renzi, che è un partito... Come l'hai fatto sto sondaggio? Io ho inserito la solita lista... La solita lista di partiti, avevamo anche il PD e abbiamo segnalato che ci sarebbe nell'eventualità. Cioè, hai messo PD e hai messo partito Renzi a parte. Certo. E a chi li prenderebbe questi voti? Agli indecisi o al partito Renzi? Un pochino al PD e prende molto sul dimensione, diciamo. Ma va bene, perché la SVG per le elezioni primarie del 2009 a Firenze disse Matteo Renzi avrebbe perso. Quindi va bene se dice perde, perché io sono convinta invece di Weber. Sono giornali di contestazione. Renzi, sei incastonato nel PD, se travaglia il PD, se agita il PD, arrivo, se si fa icona del PD, diventa Renzi. Batte l'Italia dei valori e degli amici. Allora, adesso replica a Weber, però c'ho De Micheli, Ainis, poi mi dici.